Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Massima solidarietà anche da parte della città di Napoli, come di tutte le città interessate alla mobilitazione dei profughi dai territori di guerra. Una situazione che deve essere di grande partecipazione, lo ha detto anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Noi stiamo lavorando insieme al Ministero degli Interni, domani ci sarà un incontro in prefettura per garantire l'assistenza a tutti i profughi che arrivano, il ricongiungimento familiare e sia dal punto di vista anche diciamo, ovviamente tutto il tema del permesso di soggiorno temporaneo. Quindi la macchina si è messa in movimento sotto il coordinamento del Ministero degli Interni con le prefetture, quindi ci stiamo attrezzando anche a Napoli per garantire diciamo, l'accoglienza, perché chiaramente la comunità ucraina a Napoli è molto grande e quindi noi ci aspettiamo un arrivo significativo diciamo, di profughi, di familiari che possono arrivare a Napoli per questo motivo. Si tenta il tutto per tutto per evitare una guerra che può cambiare la vita e la storia per sempre degli europei e dell'Europa. Partiti oggi i colloqui diplomatici in Bielorussia tra gli ucraini e i russi. L'Ucraina chiede il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe. Le prossime 24 ore saranno cruciali. A Napoli e in Campania numerose manifestazioni si sono susseguite a partire dal weekend. Notte di preghiera a Pompei, a Somma Vesuviana. A Napoli manifestazione pacifista in piazza Berlinguer con i sindacati e i Verdi, in tanti hanno chiesto il cessate il fuoco. Anche la Napoli City Half Marathon, vinta dall'italiano Crippa, che ha realizzato il record italiano, lancia un messaggio di pace. A farlo l'atleta ucraina Sofia Yaremchuk, terza classificata all'edizione 2022 della maratona. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Napoli. Si torna a parlare di movida e sicurezza a Napoli dopo le polemiche delle ultime settimane che hanno accompagnato la genesi della tanto contestata ordinanza sulle regole del by night e determinato poi il Consiglio Comunale monotematico di questa mattina. Nel corso dei lavori, la proposta del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che chiede alla giunta presieduta dal sindaco Manfredi di introdurre un delegato della notte che possa fare da raccordo tra le imprese, i cittadini e l'amministrazione. Quello che noi chiediamo è un delegato della notte, quindi una figura che sia interfaccia tra l'amministrazione comunale e il mondo imprenditoriale e datoriale, affinché si possa trovare un'intesa per avvenire a delle idee che possano essere condivise con la città, perché la movida non è un reato, così come è un diritto garantire il riposo notturno dei residenti, ma è necessario che si trovi un'intesa con il Consiglio Comunale a vantaggio della città e che possa fare in modo questo tipo di Consiglio Comunale di avviare un percorso di dialogo e di confronto, perché Napoli non è solamente una città che ovviamente deve essere a misura di cittadino, ma è anche una città turistica che deve garantire l'intrattenimento notturno. Siamo in collegamento con Antonio Postiglione, direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale. Salve direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Ben trovato. Salve, salve, grazie a voi per avermi invitato, grazie. Allora, in conferenza stampa il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nei giorni scorsi ha presentato il nuovo piano, la nuova sanità territoriale. Si potrà parlare, una volta che sarà reso operativo, di una vera e propria rivoluzione? E cosa cambia nel rapporto medico-paziente del cittadino? Sì, sicuramente si può parlare di rivoluzione, di una buona rivoluzione. Si deve parlare di un'occasione storica perché grazie al contributo economico della comunità europea ci accingiamo a vedere in Campania la costituzione di una struttura di sanità territoriale molto più vicina al cittadino e molto più efficiente. Parliamo di 169 case di comunità, di 58 centrali operative, di 45 ospedali di comunità e quindi parliamo di un nuovo ruolo e di un nuovo impegno del medico convenzionato, il medico convenzionato che può finalmente, diciamo così, offrire migliori strumenti e con migliori dispositivi la sua azione capillare sul territorio. Quindi praticamente il rapporto con la regione sarà sempre in convenzione per i medici, non ci sarà un passaggio alla dipendenza dei medici di medicina generale?
Guardi, allo Stato questa è una materia molto dibattuta a livello nazionale, ovviamente la competenza Certo. costituzionale dello Stato, non è delle regioni. Noi, diciamo così, come Regione Campania, stiamo partecipando alle conferenze Stato-Regioni proprio con una posizione che miri a rivalutare il rapporto giuridico che lega il medico di medicina generale al servizio sanitario pubblico, con una rivisitazione di un meccanismo che probabilmente in occasione di varie prove non ha dato un risultato così come ci si aspettava. Quindi ci sono delle proposte alternative a quello del metodo convenzionale, varie regioni le hanno elaborate, la Regione Campania è la capofila di una proposta che renda sicuramente molto più strutturato il rapporto che dovrebbe esistere tra il medico di medicina generale, il cosiddetto medico di base, e il servizio sanitario pubblico. Certo, in queste 169 case di comunità che immagino siano state già individuate o lo state facendo, chi dovrà poi lavorarci e in che maniera e misura? Allora, le case di comunità sì, sono state individuate grazie al contributo anche istruttorio delle aziende sanitarie locali e con una valutazione complessiva che, diciamo così, ci fa ritenere di aver dato una risposta per la creazione di una sanità più capillare su tutto il territorio campano, che orograficamente è anche abbastanza complicata, con un centro molto affollato, una periferia molto estesa con poca densità abitativa. Sono delle strutture in cui si farà l'assistenza primaria, l'assistenza di base, all'interno della quale quindi opereranno sia medici di medicina generale, infermieri di comunità, operatori sociosanitari, opereranno anche psicologi, opereranno tecnici amministrativi che sono deputati ad offrire la prima assistenza e fare tutte quelle attività che sono importanti per evitare l'uso inappropriato delle strutture ospedaliere, soprattutto dei pronto soccorso. Certo, lei ha detto insomma, che ci lavoreranno anche i medici di base. Noi sappiamo che i medici di base hanno un rapporto diciamo, fiduciario con i loro pazienti, quindi hanno un loro studio che continueranno ad avere. In base poi a quale criterio dovranno fare delle ore diciamo, in queste case di comunità? In base al numero, perché noi sappiamo che i medici di medicina generale sono pagati in base al numero degli assistiti. Quindi c'è un medico di base che ha 1.500 pazienti, un 800, un altro 400. Quindi dovranno accumulare un certo tot di ore, insomma, come funzionerà? Sì, allo Stato c'è una discussione a livello nazionale in conferenza Stato-Regione nel rapporto con gli organismi dei medici di medicina generale per stabilire le modalità di collaborazione. Si parla infatti di un minimo di ore da offrire nel loro studio, un altro minimo di ore da offrire nelle case di comunità, ed è una discussione organizzativa ancora pienamente in atto. Noi sappiamo che tra una settimana dobbiamo offrire le schede degli interventi a livello ministeriale, poi abbiamo dei tempi per la progettazione e per la costruzione. Nelle more di tutta questa attività, quello che deve essere ancora definito è le modalità dell'apporto dell'opera professionale dei medici di medicina generale, che sono allo studio nei rapporti tra Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti tra gli organismi sindacali di queste categorie e il Ministero della Salute. Noi la ringraziamo, la salutiamo e naturalmente torneremo a collegarci, magari ci vedremo anche in studio per fare un focus proprio sulla sanità in Campania, anche perché si deve riscrivere la sanità dopo la pandemia che tanto ha bloccato dal punto di vista delle altre patologie. Grazie, direttore, arrivederci. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Protestano le associazioni degli inquilini. Ancora proteste per la casa a Napoli, stamani in via Morelli, davanti alla sede dell'ACER, l'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale, presidio promosso dalle organizzazioni degli inquilini SICET, UNIAT e Assocasa. Gli stessi hanno ribadito che attualmente sono migliaia gli alloggi popolari in Campania nel degrado e nel caos gestionale per l'assoluta incapacità dei vertici ACER, che da 3 anni hanno prodotto ben poco per la collettività.
Ospite in studio nel nostro telegiornale il collega Mimmo Annunziata, capo ufficio stampa del Comune di Napoli, ancora per qualche ora prossimo alla pensione. Con grande piacere lo ospitiamo. Ha fatto la storia praticamente dell'ufficio stampa del Comune di Napoli, 43 anni. Grazie a te e un saluto ai tuoi telespettatori. Insomma, veramente ne viste di ogni: 13 sindaci, 5 presidenti di consiglio comunale, 4 prefetti, insomma, una storia lunghissima da raccontare. E allora, insomma, è difficile, insomma, avere correttezza, diciamo, e curare rapporti personali prima ancora che le testate in questo lavoro che ti ha accompagnato per 43 anni? E ti dirò, Fabi, è una cosa che nei mille messaggi che sono arrivati tra social, telefono, eccetera, mi è stato riconosciuto e mi ha fatto più piacere. Sì, la professionalità, la bravura, la pazienza, però l'aspetto umano che è stato sottolineato da tantissimi nostri colleghi è la cosa che mi ha fatto veramente più piacere. Io ho cercato di trattare ogni collega che si avvicinava a questa professione nella stessa maniera. Questa è una genialità di Ciro Fusco, Questa è un Ciro collega Fusco. straordinario, Cioè, solo straordinario. lui poteva inventarsi questa cosa dell'immortale che praticamente mi ha schiantato dalle risate e dalla gioia. Quindi trattare tutti non per la tiratura del giornale, ma per il lavoro che stavano facendo. Del resto, in 43 anni, 9 mesi e 29 giorni oggi, il mondo della comunicazione, Fabio, è cambiato in una maniera incredibile, con qualche eccezione. Brava eri, non dico 43 anni fa, ma stiamo là, 30 anni fa, 30 insomma, anni ci là, siamo. e bravissima sei oggi. Grazie mille. Tu hai portato avanti anche la web del comune, che è Sì. stata un'idea geniale alla fine, insomma, anche se molto contestata, però se la si utilizza nella maniera giusta, questo non significa che noi giornalisti non possiamo intervistare, Caspita. diciamo, il sindaco di turno o gli Caspita. assessori piuttosto che i dirigenti, però sicuramente avere una base dalla quale partire in momenti di emergenza, secondo me, è necessario. Mi fa molto piacere questa tua riflessione perché mi aiuta diciamo, a inquadrare questo aspetto in una maniera più ampia. Grazie alla Web TV, ma grazie all'ufficio stampa, perché la Web TV è organicamente inserita nell'ufficio stampa, noi da 10 anni a questa parte facciamo le dirette streaming del Consiglio Comunale. Grazie a Michele, grazie a Patrizio, grazie a Maurizio, a tutti i miei collaboratori. Noi siamo riusciti a fare una cosa all'inizio quasi unica in Italia, lo faceva forse Parma ogni tanto, a trasmettere in diretta le sedute di consiglio comunale, che spesso sono seguite non solo dagli addetti ai lavori, ma dai cittadini per informarsi. Quindi la Web TV, che è una testata registrata, ha avuto quest'ulteriore grandissimo merito e devo dire grazie ai miei collaboratori che tra l'altro hanno fatto risparmiare alle casse del comune decine e decine di migliaia di euro, perché molti anni fa si pensava di esternalizzare questa cosa, mentre invece l'abbiamo fatta da sola, con pochi mezzi, però con un risultato credo E allora, apprezzabile. 13 sindaci sono tantissimi. Diciamo ai nostri telespettatori qual è il sindaco che ti ha fatto di più impazzire, quello più esigente, quello più bizzarro, quello che pretendeva di più, perché non possiamo raccontarli tutti per No, questioni di tempo. io sono molto legato, e si può anche immaginare, ho fatto 10 anni e mezzo da capo ufficio stampa a Luigi De Magistris. È stato il mio penultimo sindaco perché l'ultimo è stato Manfredi che per 4 mesi, Ecco qua, ti vediamo proprio qui qui con con De Luigi, Magistris quando vince il secondo mandato. all'elezione del secondo mandato. Devo dire, con De Magistris c'è stato un feeling professionale, ma anche umano molto intenso e come dire, mi ha fatto giocare in Serie A, dico. Ma ho giocato in Serie A anche per esempio, con Bassolino, perché fare un G7 per uno che fa un lavoro come il nostro, l'hai trovate tutte queste fotografie, e per un lavoro come il nostro è fare un'Olimpiade.
sono molto legato a tutti i sindaci con cui ho fatto un percorso. Ricordo con molta tenerezza l'episodio con Pietro Lezzi, un sindaco socialista, un gentiluomo veramente di altri tempi, che una volta con l'esperienza di De Magistris lo premiammo con una targa per i suoi 90 anni. Mi disse: "Ah sì, ma mo che fai?" E io dissi: "Faccio sempre il portavoce, però mo con De Magistris." E lui disse: "Ma che fai? Non fai mai carriera allora, fai sempre la stessa cosa." È un episodio, come dire, che ricordo veramente con grande affetto, ma sono legato moltissimo anche alle esperienze nei consigli comunali con Raimondo Pasquino, Leonardo Impegno, con Giovanni Squame, con Tino Sant'Angelo, che mi scelse per quest'ulteriore sfida di creare un ufficio stampa anche al consiglio comunale. È stata un bel viaggio, veramente un bel viaggio, sono contento. Allora, prima di salutarti, ci piacerebbe parlare ancora molto Anche con a me. te. Quale sarà il futuro di Mimmo? Continuerai a fare questo lavoro? Questa è una bella domanda. Io diciamo che in questi giorni sto raffreddando la mente e il cuore da questo tsunami di affetto che è arrivato dalla politica, dalle istituzioni, dai colleghi, anche dalle persone normali che magari, per esempio, ricordo le usciere di Palazzo San Giacomo, i vigili urbani, eccetera. Mi piacerebbe restare in questo ambiente. L'ho scritto in un posto, ho detto: "Ho una mailing list e una rubrica telefonica lunghissima, molti stanno chiamando per sapere delle disponibilità e vediamo che cosa ci offrirà il futuro." Sicuramente ti voglio ringraziare perché mi hai fatto un No, siamo noi a regalo. ringraziamo te e vogliamo concludere anche con il sindaco Manfredi che ti ha premiato con una giusta e doverosa, dico io, targa dopo tanto servizio, diciamo, per le istituzioni, perché tu in fondo hai sempre lavorato per le istituzioni, a Certo. prescindere dall'appartenenza politica dei vari sindaci che si sono succeduti. Ecco qui la targa. Ti ringrazio di questa cosa e devo ringraziare il sindaco che voleva fare una cosa anche più ampia e, come lui sa e come ho spiegato anche alla giunta intera, abbiamo preferito fare una cosa privata perché ci sono delle persone che in questo momento stanno combattendo delle battaglie importanti e che non potevano essere presenti, come Maurizio, che è il mio vicario, a cui io sono legatissimo. E senza di lui non ci poteva essere una festa, ci poteva essere soltanto un riconoscimento. Lo ringrazio Ecco, noi tantissimo. vediamo il nostro Vabbè, Maurizio di allora Cresce. hai fatto tutto. Il Maurizio di Cresce è veramente, insomma, una persona Maurizio, unico, incredibilmente disponibile, unico, difficile, insomma, unico. con una pazienza l'abbiamo sempre veramente Soprattutto tartassato. avere la pazienza che ha avuto con me. No, ma con tutti noi, perché poi, insomma, era un po' il parafulmine, no? Per cui Dai. veramente, insomma, in bocca al lupo a Maurizio di Cresce, che Grazie. vogliamo vedere assolutamente quanto prima a Palazzo San Giacomo. Mimmo, allora, ti Grazie, grazie, salutiamo, ti grazie di ringraziamo e un cuore. grande in bocca al lupo, sicuramente ci rivedremo facendo questo lavoro Ci ancora vediamo per in molto giro, ci tempo. vediamo in giro. Grazie, Grazie. grazie, grazie a tutti, grazie. Insieme vediamo questo servizio. Oggi a Castelvolturno, festa grande per i 90 anni di Luis Vinicio, festeggiato da tutti gli azzurri. Ogni volta che voi andate in campo, il corazon comincia a battere un pochino più forte. E per questo mi auguro sempre che vada tutto bene per tutti voi. Quando siete in campo, sono anche io ancora. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.